Buonasera amici di Radio Sofà, siamo qui nella seconda puntata. Intanto vi ringraziamo perché siete stati davvero numerosissimi nell'averci seguito nella prima puntata, è già stato per noi un risultato molto molto soddisfacente. A quante visualizzazioni siamo? Sulle 500. Come? Ringraziamo anche coloro che ci hanno fatto complimenti, anche se a mio avviso ancora non sono proprio meritati, perché abbiamo tanto da imparare il calibro va aggiustato. Seconda puntata con Kevin e Cesare, ormai siamo un trio abbastanza consolidato. Parleremo di rally di Sanremo e Rally Legend. Avete la scaletta? Questa è la scaletta, è stata una cosa molto professionale. Questa è più professionale della scaletta, però avvicinala un pochino perché questa è non so se si vede bene la scaletta. È una puntata improvvisata. La prossima volta non anche la scaletta, lo scaletto. quindi... E direi che ci scusiamo anche perché siamo arrivati in ritardo, bisognava farlo per il discorso, però abbiamo avuto dei problemi che non stiamo a elencare, e poi ci scusiamo ancora una volta perché dovrebbe avere un ospite che doveva essere il mitico Maurizio Morelli, che purtroppo però è stato chiamato dalla Renault Sport in Francia per un evento promozionale, e allora mi ha detto che mi dispiace, ma la prossima volta lo avremo forse dopo i rally della Val d'Orcia. Abbiamo provato anche a portarne un altro, però mi ha dato buono alla fine, mi ha chiamato, mi ha detto oh cane, non posso venire perché ciò l'ha fatto, va bene, non ti preoccupare, sarà per un'altra volta. Comunque siamo qui, abbiamo fatto una maratona rallistica, perché noi abbiamo seguito il rally di Sanremo e Kevin all'indomani del ritorno alle ore 4 di notte. Qui sono arrivato verso le 3, da Sanremo è ripartito la mattina seguente verso le 6. Doveva essere le 6 e mezzo, ritrovo a Rosignano, il problema è che io alle 6 e mezzo ero ancora a letto e mi sono dato il telefono, era Valerio, quando tra 10 minuti sono lì, aspettate che venga anch'io, però in direzione San Marino. Quindi lui in 2 giorni ha seguito Rally Sanremo San Marino. Ricordo che infatti i due eventi si sono svolti in contemporanea e nello stesso weekend. Quindi diciamo che lo staff di Breaking Web si è diviso, insomma, e domani sei diviso. Sì. Vabbè, a San Marino c'era anche Mirko, c'era a fare le foto, lui è andato, era andato dal venerdì e l'ho anche trovato a giro, quindi. Iniziamo con Sanremo. Io direi di far parlare un po' Cesare perché lo vedo un po' spento. C'è un cazzo un po' arrabbiato perché c'ha da fare qualche cosa, magari non si dice. No, non si dice, è segreto. Si manda la porta. No, è segreto perché lavori in scuderia, della Fiat, Fiat, squadra corse. Sarà rimandato. Ci stai zitto! Mi hanno impedito insomma di parlare perché insomma il pilota è giovane, è forte, è locale. Ha tanti capelli e una macchina no, per gli scherzi, però va sputato. Comunque no, per ora sì, perché si dice tra la ventina di la puntata il tempo più che altro per vedere perché te ci porti per il lunghio che l'altra volta ti si spezza le gambe a questo giro, no, anche perché non c'è nemmeno niente più picchiato, ecco. No, guarda quante seggiole c'è, la sdraia ci chiude anche la sdraia, quindi se no c'è famiglia cristiana per picchiato, no, non si fa mangiare una pagina per volta come bocco dopo. Allora insomma veniamo a noi, Rally Sanremo, un rally impeccabile, ma
l'automobile club matuziano in questo penso che sia Matuzia. Penso che vanti un'esperienza unica in Italia. No, secondo me Rashid Sanremo. Sì, sì, ma sì, anche la Matuzia perché matuziano. Sognerà. Quindi Maiga, come sempre, ha svolto un ottimo lavoro e sotto il punto di vista organizzativo si vede proprio la qualità di un campionato europeo e campionato italiano. Detto questo, insomma... Io partirei da dire che è un altro mondo rispetto a noi. Cioè, vi racconto una sola scena che rappresenta tutta la giornata. Arrivati lì, dentro il paese di... dentro il paese di Coldiroli, dove arrivati lì dentro non sapevamo dove andare, perché giustamente noi siamo della zona, non sapevamo dove era la prova. Si affaccia uno con un motorino al finestrino della macchina e ci fa: andate a rally? Noi sì, avete sbagliato strada, venite dietro a me. Va bene, e ci ha portato dritti dritti in prova. Solo per dire una cosa del genere dalle nostre parti non succederebbe mai. E io spero che comunque qualcuno prenda esempio da questa cosa e cominci. Poi si potrebbe anche fare un saluto a quei ragazzi della Valle d'Aosta. È vero, che hanno ricevuto una compagnia per tutta la giornata. E si chiamava Gianluca. Gianluca e. Cazzo, non ricordo. Che merda, immensa, comunque. E. Un rally davvero di alto livello, anche con dei partecipanti, diciamo, insomma, tanto per dire qualcuno, Gian Domenico Basso, Paolo Andreucci, Craig Brin, sulla navigatrice, tanta roba, cazzo. Poi c'era un idolo di Emanuele, a Toshi Arai, un grandissimo pilota. E non da meno, io insomma lo metto tra i big perché secondo me è un big il grandissimo Albino Mondrò, che saluto, navigato da Ciro Laura, che diciamo nel rally CIR, quello nazionale, hanno fatto una gara impressionante, ma insomma Albino non è 205 GT 1009 FA7 di più di 20 anni fa, che è riuscito a vincere anche più prove, sì, si è messo dietro insomma Super 2000 N4, una Fiesta R5, insomma se girate su YouTube trovate anche il camera. Se girano su internet sono macchine che costano più di una casa, ma tutte da una macchina che per 10.000 euro a fatica. Diciamo una prestazione davvero immensa. Ti ha fatto il secondo assoluto. E ho visto i tempi confrontati comunque con quelli del CIR più ERC e siamo intorno ai tempi di R3 e R2, quindi con una macchina in R3 ci vorrebbe come Campedelli, cioè che da precisare che la macchina non gode di un cambio sequenziale, ma innesti frontali comunissimo, cioè sì. Innesti frontali molto meno evoluto e meno prestante rispetto al più moderno sequenziale. Detto questo, passiamo insomma c'è quella spia della telecamera che mi sta flashando, cioè partiamo con il commento della gara. Bella. Questa volta al posto delle classifiche in carta abbiamo siamo tutte lì, ci siamo evoluti ragazzi, abbiamo il computer che è soltanto per figura, il computer perché siamo figli perché si vorrebbe trombare di fronte a diverse lui no perché non può, ma noi siamo cercateci su Facebook, Kevin Gratini, Cesare Martini, però per il web, scusate. Ecco. Io possibilmente rossa, perché a me carmano rossa. Inizia dall'alto. Dall'alto, allora c'è basso, primo basso, ovviamente. Tanto scurrano le immagini, ragazzi.
una prestazione sempre, diciamo, nelle aspettative, perché insomma il nostro Giando nazionale è un pilota ormai affermato, sì, dobbiamo dire anche che cioè al comando c'era Andreucci e poi ha due prove dal termine, se non sbaglio due o tre prove dal termine, ha fatto un errore e purtroppo ha, diciamo, mi sembra arrivato lungo sulla ronde, ha investito una povera volpe che si trovava nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, e comunque ecco Basso che ha saputo, diciamo, cogliere la palla al balzo e mi è venuto fuori comunque un bel primo assoluto. Cioè è stata anche una gara selettiva perché oltre c'è Andreucci a picchiare, sulla ronda ha picchiato Brin, sì, ha piegato una rosa e si è ritirato proprio giusto, sì. E Andreucci ha picchiato Scandola, lo stesso uscito di strada al secondo giorno. Sì, è stato. E anche Campedelli mi sembra un po' rotto, è uscito di strada. Diciamo una ronde un po'. No, non sulla ronde Campedelli. Sì, ma al centro un po' delle critiche, perché diciamo i piloti di R3, R2, insomma delle macchine più piccole lamentavano una, diciamo, un affaticamento dei freni. Infatti abbiamo anche, diciamo, una intervista fra campioni intervista fra campioni da parte del nostro Cesare, che è stato maggiorato è bello quello di sono sempre lì, si finisce sta lì. Sì, però allora deve salutare in diretta la sua mamma. Mandano saluti anche loro. Tra un po' si va. Succede anche questo. Sì, dai. La mamma è sempre la mamma. Bella ragazzetta. Dicevamo, intervista da parte di César Martini, il noto pilota francese della Bassa Maremma. Della Bassa Maremma. Che parlava niente meno che con. Come si chiamava? Il povero lì. Se poi ci si tagga e lo vedi, ti picchia, grandissimo Andrea Cugnola. No, si è rivelato una persona molto navigato da Ferrari, se non mi sbaglio. Ferrari. E comunque, a parte parlando di persone umili e disponibili, una scena bellissima nel parco assistenza. Allora, siamo nel parco assistenza, si sta cambiando. Io a un certo punto mi giro e vedo Campedelli da lì a può essere a voi allo schermo e fanno, stavo per dire, oh, ma quello è Campedelli, si vede Emanuele che parte, io sparito, vi giuro sparito. E poi quando c'era Manfred Stoll, era campione del mondo, campione produzioni del 2000, perché era lì davanti alla sua, ormai cioè non corre più questo signore, però era con cui sei cresciuto. Io mi ricordo la macchina di Stolz che giocavo a guerre civili, ma a parte i piloti ti rotto il cazzo tutto il giorno anche al commissario di sulla prova, si socializza, è bello dei reti. Sono d'accordo con te. Torniamo al nostro discorso, racconto ora magari si commenta il secondo, Isabella Lappi, un ragazzo che se non mi sbaglio del 90, che corre già a questi livelli, prestazioni che ha vinto questa... anche il campionato dell'ASA, a bordo di una Skoda Fabia Super 2000 e in terza posizione troviamo uno scatenato Perico che è, insomma, una bella gara Pierre Racing, Perico. Ma c'è un livello di una
conoscevamo un Perico davvero bravo a tenersi dietro un Buffier, l'equipaggio Buffier Panzeri a bordo di della Peugeot 207 Super 2000 della Delta Rally, che diciamo, seppur con una macchina italiana, perché comunque si vede lì, costava tanta fatica a portarsela dalla Francia, hanno fatto una bella gara. Ricordiamo, insomma, Buffier ha vinto anche un Monte Carlo, quindi non è l'ultimo arrivato. Magari sulle strade sanremese, insomma, del sottoterra ligure, non era proprio a suo agio, però comunque la prossima volta si fa il Sanremo. Ragazzi, questo ragazzo vuole fare il Sanremo il prossimo anno, facciamo un appello, trovate Budindi e fate gli eventi da parte. Decino. Quinto, pure come dice il nostro Morelli, Arjan, chi non c'ha Arjan non corre, ragazzi. Con 10.000 euro? Quinto. Con 10.000 euro ci vogliono Super 2000 quasi. No, però fa una gara di vitosa comunque. No, anche io sono convinto anche quasi come FA7. Ma io non lo voglio fare, leggendo, io voglio fare le R5. Porta la sede del... Oddio lui. Ma insomma, sarebbe davvero bello. Quelle sono strade che di solito la gente è abituata a giocarci alla PlayStation. No, nemmeno. Dopo il 2004 c'è finito di PlayStation. Sì, ma ora era insomma una battuta, rally in quel modo uno non fa. Non può fare battute. Insomma, si possono. L'esperienza che si accumula in questi rally penso si valga più. No, di 10 ronde, 5-6, fai una prova e si fa ronde, si più di una ronde, 40-50 euro per cui era anche proprio lì. Più che altro la cosa bella di questi rally è vedere la differenza fra i piloti di zona e i piloti appunto professionisti, che magari il pilota di zona che il pilota di zona si atteggia a professionista, il professionista si atteggia a pilota di zona. No, vabbè, non volevo stilare questo che... no, così è bene, è questa. No, un'altra cosa più che altro, una cosa più concreta che te magari vai a vedere neanche nel pezzo dove c'erano quel tornantino lì, cioè uscivano da destra, c'era subito il tornantino e le frenate le cominciavi a vedere proprio quasi entrata curva, mentre magari dalle nostre parti, cioè non dalle nostre parti ma con i professionisti diciamo della domenica magari non vedi nemmeno la staccata, la frenatura come loro a mezzo metro da niente, è gente che è macchina chilometri e chilometri, sì, questo, e poi anche l'uscita, cioè si vedeva sia l'entrata sia l'uscita di curva. Si vede la differenza anche dal più bravo pilota di Super 2000 di zona a un professionista, è chiaro che è molto marcata. Se Kevin la può fare tipo un montaggio, non so cosa la può fare in mezzo a questi, ma si può provare a mettere un montaggio per un confronto, che ne so, fra una 207 dell'IRC CIR e la 207 che ha vinto. Si può provare. Cioè anche l'uscita di curva fa impressioni, perché le 207 dell'RC CIR, cioè uscivano sculando diciamo, mentre per l'altra erano molto più composte, molto più attente. Siamo a due diciamo livelli, sì, no, proprio umani. Cioè noi abituati a vedere tutti questi rally di zona dove c'è questa gente qui, poi arrivi e dici vabbè, arrivederci, grazie. Comunque andiamo avanti. Sesta posizione, ahimè, per il nostro Paolo Andreucci, navigato dalla Anna Andreucci, che purtroppo per i problemi che abbiamo detto prima non ha potuto diciamo coronare la fine della carriera della 207. Che comunque ha dato una mano e la Peugeot si è portata a casa il singolo costruttore. E comunque un sesto posto, sì, diciamo, con la mano in bocca, ma tanto i rally insomma sono così. Prossimo anno c'è la pista, sì, infatti, sì, ma quello è scontato. Beh, scendiamo settima posizione, siamo con il primo delle due ruote motrici,
Federico Gasperetti, penso anche qui non ci sia bisogno di presentazioni, penso il più grande pilota di rally sprint d'Italia, era con la Clio dell'auto Ren Gima. FA7, ai tempi A7, che praticamente vinceva qualsiasi sprint. No, ai tempi si era Auto Ren, sì. E qui ha corso con una Renault Megane M4, pur essendo M4 è una trazione anteriore che si vale sulla RS stradale. Un'auto un po' inconsueta in Italia, era partita abbastanza bene e è sparita di circolazione. No, ma in Italia si è vista pochissimo. In Francia la mettiamo anche sul cacio, No, è comunque una macchina davvero valida, la Renault Sport, in questo insomma penso che vanti una bella esperienza. La Renault ha anche la peggio macchina, è senza meglio di un italiano. C'è un'altra, diciamo che c'è un'altra filosofia, la macchina viene sviluppata in generale. Infatti le Clio R3 continuano a godere gli aggiornamenti. Anche se a momenti dovrebbe arrivare la nuova Clio. Sì, che dovrebbe essere R3 basata sulla nuova Clio RS 1006 Turbo. Vedremo come dirà. Purtroppo a livello aziendale ha imposto questo target, questo standard proprio in commercio. Infatti la nuova generazione di Hot Hatches è tutta basata su motori 1600 che hanno sostituito i vecchi e robusti 2000 aspirati, e per consumi sulla strada, consumi, emissioni e comunque a livello di prestazioni. Veniamo a noi e guardiamo, mi sembra l'ottavo classificato è Alex Vittalini, seguito da Michele Tassone, uno dei più forti trofeisti italiani. E chiudiamo la top 10 della presenza Tassone, davvero, perché è una Twingo. Sì. Chiudiamo la top 10 con Graizin, penso sicuramente di aver pronunziato male il nome pronunziato, se non mi sbaglio è di nazionalità ucraina. No, c'è scritto? No. E poi ecco, prestazioni degne di nota. Ahimè, mi dispiace molto per Toshi Arai che non è andato oltre al 19° posto. Mi aspettavo sinceramente di più da una due volte campione del mondo produzione. Cioè, però perché da una macchina, un trombone grosso in quel modo, sì, per quelle stradine dove c'entra la nostra stradale, è già tanto. Campione 17° Andrea Cugnola, che è giocato da Ferrari. Comunque su 10ª posizione vincita, che non c'è un altro forte, con l'R3, sì. E poi non vedo altri. Io devo dire dispiaciutissimo per. Io l'ho conosciuto di persona, grandissimo ragazzo, grandissima persona, amante anche della nostra birra, perché è amante della nostra birra. L'ho premiato io personalmente alla Coppa di Luna quest'anno. Sono stato dispiaciutissimo per Andrea Carella, che da quel che ho saputo, ho visto anche le foto, ha trovato dei chiodi in prova che l'hanno rallentato e ha forato per ben due o tre volte. Sono un'intervista che diceva due. Ha forato per due volte, infatti a Cesare chiedevo le classifiche e dicevo Carella, ma dov'è? È in fondo. Purtroppo queste infamate Mondarelli non è nuovo. Non dovrebbero succedere, però ci sono degli imbecilli. E quello che mi è dispiaciuto ancora di più è che ho letto gente che subito ha detto magari l'ha fatta apposta perché non ce la faceva stare dietro a quell'altri. Ora, sinceramente, non penso che Carella abbia bisogno di fare questi trucchettini per andare a vincere un campionato. Ognuno è libero di pensarla come vuole. Anche alla Liguria. Alla Liguria è arrivato a 4 secondi da Ersini Gagliesi, ma Ersini Gagliesi ci ha perso per 2000, lui era la prima, cioè ragazzi.
l'ultima prova, mi sembra la terza o ultima prova l'ha vinta, qualcosa del genere. E bisogna dire che era anche la prima volta che facevo questa gara. Sì. Mentre l'altri no, sono tutti della zona. Comunque questo ecco, purtroppo è, diciamo, non dipende dal pilota, questo no. Non si può. Inconvenienti non dovrebbero mai accadere, ma purtroppo al mondo ci sono anche persone. La mamma delle imbecilli è sempre incinta. E a parte questo, insomma, si rischia anche di provocare dei danni. Sia per l'equipaggio sia per il pubblico, magari se c'è il vicino, perché scoppi una bomba aerea, ma è sicurezza. E cioè, questo sono anche fenomeni che non riesce a controllare, perché anche perché sono inaspettati. No, a parte quello, e poi non ci sono commissari, cioè in quelle prove lì non c'erano commissari a vista. Poi nei rally uno sbuca magari dal bosco, lancia un chiodo e va via. Non so se voi vi ricordate la serie di forature di Elvis Presley, si trovò anche un bel sasso, ci sono state anche delle inchieste, è stato il motivo da un camera art dell'equipaggio che lo precedeva, si vede una persona che in corrispondenza della curva incriminata scappa per un burrone, insomma, questi personaggi che magari sono degli scagnozzi di chi non riesce a stare dietro con il piede e manda questi. Ma non necessariamente scagnozzi. O invidiosi, o semplicemente una bravata. No, ci sono anche gli imbecilli scemi, non mi vengono altri aggettivi perché sarei anche troppo volgare più di quanto sono normalmente. Che magari cioè non vogliono i rally proprio nei paesi vicini e arrivano a fare queste puttanate immense. Successe al trofeo Maremmo, tirati sassi alle macchine in prova, insomma è anche pericoloso, perché un esempio paragonabile potrebbe essere i fili tesi che trovano gli turisti quando vanno a fare le girate, questa altezza del collo che sarebbe proprio da lasciarci la pelle all'istante, sarebbe omicidio colposo, e comunque è omicidio. Comunque il rally di Sanremo davvero bello, panorama esagerato sul mare. Che pezzetti di strada dove Mischi non voleva andare forte. Ma io comunque farei raccontare a Mischi l'episodio che ha detto in macchina, che è un top. Cioè, no, soprattutto un po' di acqua, calo di potassio, succede. No, io direi anche altri due o tre nomi di quelli che hai sparato. Facci la lista scientifica. Non me lo ricordo nemmeno io, ero così. No, magari gli studi universitari che magari detto ti servirebbe un po' di tossina botulina. ma quello vabbè, succede. E comunque diciamo che casa noi è stata una bella esperienza e dai, fare bene, ovviamente magari io ribadisco quello che ho detto prima, per me il principale, la prestazione più eclatante è stata quella di Albino contro Ciro Lamura, che davvero non trovo le parole, perché poi volevi dire anche di un'altra persona che era un equipaggio femminile, sono la mia. Cesarina. Ah, che bella passerotta, però fatti la barba, perché sai. No, ma questa fa parte. Ah, fa parte. Sì. Ah, vabbè. Si diceva di Federica Lio. Federica Lio, però non mi ricordo un po' che con Sereno Giuliano. Con 600 che addirittura è riuscita a riprendere nella prima prova dove si era noi. Sentito dalla linea del commissario, confermato direttamente da lei su Facebook, che è riuscita a riprendere la lingua R1 che gli partiva davanti.
una delle poche Twingo R1 in circolazione, e addirittura con l'esemplare facelift, quella nuova. Ah, quella nuova, che è cioè, già si apre, fa per la macchina. Ti senti Mirko, ti spezza le braccia subito. Tanto sta anche vicino alla statua, Ti manderà proiettili, come mafiosi. No, è davvero brava, perché è una delle poche donne, diciamo, che si è messa in discussione, tra l'altro, in un rally. Dove c'era da affrontare la ronde di 54 dove si vede nella classifica, insomma, il proprio nome insieme a Paolo Andreucci, un credibile. E poi anche più che altro c'è una seicentina hit affrontare 54 km sparati a buio. Di buio e per quelle strade lì che sono parecchio ignoranti. Guarda la van divisa. Sì, vabbè, però c'è la divisa. Comunque era comunque 25-25, no, era 20 c'era 5 di trasferimento, 1,4 km di trasferimento per fargli invertire le gomme e poi inizia subito la prova. E 20 e 30. E comunque con che sarebbe andato, e guarda Kevin ci racconterà la sua esperienza. Vai, No, poi non avete eseguito. Io l'ho seguito a distanza, purtroppo. A distanza come niente, guardo i video. E guardate i video, poi l'ha seguito, dai. Diciamo che almeno il mio dei video l'avrei visto, cioè è stato un pezzo di mezzo, cioè. Diciamo che Vito Chiarulli, ormai che è l'organizzatore del Legend, ogni anno riesce a organizzare questa manifestazione unica. Forse sì, forse l'unica cosa che possiamo, come posso dire, dargli contro, criticare, aver fatto diventare questa manifestazione un po' troppo un business, cioè nel senso che ti fanno pagare ma capo anche l'aria che respiri, però giustamente lo mettono loro, si giustificano dicendo uno spettacolo come è di Legend lo trovi da poche parti del mondo, cioè per uno spettacolo del genere dovresti andare a Buffy de Spa, dovresti andare a dove? No, in Finlandia magari ti fanno, cioè sì, ma uno un sacco di titoli mondiali e un sacco di macchine. Quest'anno poi è arricchito di più da un grandissimo ritorno nel mondo dei rally a bordo della sua vecchia auto, cioè stiamo parlando di uno come un pilota di Livigno. Ah, cioè, stiamo parlando del grandissimo Cici Galli, che è l'ultimo italiano che ha corso da ufficiale del WRC. L'ultimo italiano che poi purtroppo ci auspichiamo tutti che possa ritornare a barcare. Facciamo un appello a tutti, fate toccare le cicicali due VRC, ma anche sulla Hyundai. La Hyundai è in contatto con le Ville, da vedere come va a finire questa cosa qui. La Citroen. Chi? No, le Ville alla Citroen gli ha detto no. Ah, e se la stanno giocando Ford e Hyundai. Comunque, tornando a Legend, stava perdendo quel pizzico di gente in più in Legend perché avevano fatto un casino con un certo Paolo Diana, non lo volevano far partire. Poi dall'organizzazione hanno visto che stava venendo su una rivolta generale, e allora hanno detto buttiamocelo dentro. E mezzo pubblico, come si fa? Maggiore di noia! Ora io non so cos'è successo, non sto a pensare nessuno, però c'è una meridiana tra l'elenco iscritti del Legend, cioè diciamo che è un pilota che vale tanto 15% lo vale tutto, dai. Cioè, si può dire che metà pubblico va al Legend, ancora metà pubblico no, va a vedere i titoli mondiali di Diana, di chi c'è infatti la vediamo Auriol, Trelle, cioè uno torna dal Legend e dice chi c'è una Biasion, Auriol, Trelle, Cancune quest'anno no, c'era, Allen, e poi c'era Diana, sì. No, quindi è sempre paragonato. No, anche perché se vedete nel video, cioè passa Auriol, campione del mondo, bravo,
tifa, passa Biasione, un altro campione del mondo italiano per di più, tifo esagerato, passa Diana e stadio proprio, ci manca di ci manca di giocare, è impossibile non farlo anche se si trova, anche quando si esce d'Italia da una curva ha tutto fuoco, è impressionante. Se non lo conoscete andate su YouTube, mettete guarda, non per fare pubblicità, anzi come non per fare pubblicità, però guardate sul video. Comunque io quello che mi ha impressionato più di tutti è stato un certo Klausner, qualcosa del genere, che ha fatto delle evoluzioni con quell'Audi 4. Infatti ho messo un video che si chiama Rally Legend 2013 One Shot Audi 4 e questa è marchetta, questa è marchetta bestia, andatela a vedere, è al pezzo della casa, al 90 gradi della casa, sulla prova della casa. Arriva lui, ti fa un'uscita di livelli spettacolari, ma cioè, ragazzi, non so come dire. Poi ho trovato un video su internet, lui si mette a girare in mezzo al San Marino intorno a una rotonda. Cioè, se l'ho detto male, andate a cercare su internet. Cioè, che peccato per quell'altro ragazzo, signore, non chi è? Glistic, con l'M3. Come si chiama? Purtroppo c'è stato anche il ritiro di Nicolò Fedolfi, navigato dal grandissimo Livio Ceci, che saluto, il postino più veloce di San Marino. E si sono ritirati per un guasto meccanico, volevano una delle tante delta del Fedolfi. E Fedolfi, ricordiamo, un pilota toscano di Montalcino, che possiede una discreta collezione di delta da rally, quante ce n'ha? Tante. Tante. E insomma, purtroppo si sono ritirati, ma sicuramente avrà modo di rifarsi, speriamo, al Tuscan. Un altro nome d'eccellenza era un certo J.B. McVie, con una macchina strana, per l'altro. Sì, la Chevrolet, come si chiamava? Chevrolet qualcosa, andatela a cercare. J.B. McVie, che ha cacato niente un po' di meno che un fenomeno. Cioè, due fenomeni, però sono paragonabili a quelli di un ufficiale. Passiamo qui ora all'Historic con Ale il primo Ale navigato da Kilimaki, lo storico navigatore, questo è un equipaggio davvero duraturo da 30 anni, come Bezion e Sibier, come Martini e Misti, guarda. Anche quando mai avete iniziato voi due? Lancia Rally 037, una versione del 1984, quindi l'evoluzione, a parte non credo che si trovino modelli del 1983 dell'impronta posteriore diverso, che non ci siano stati migliori. Ah no, scusate, in seconda posizione viene una 037 dell'83.
però preciso sicuramente, sicuramente è stata aggiornata alle specifiche dell'84, perché penso non esista. Perché lo dice? Perché siccome il Mischi, quello che dovete sapere, che quello che dice il Mischi è legge. Se il Mischi dice che in il mondiale l'anno dopo dovrà essere in corso con la Kia Rio, che ha un 1100 3 cilindri, l'anno dopo si correrà con la Kia Rio 1100 3 cilindri. Sì, e non ci piove! Si può fare, si fa normale. Sì, e se con tutte le bianche, con le porche. E sarà la fase decina. Terza posizione, se non ci si perde, il lupo, Giuliano Balzolari, arrivato dalla posta. Ford Escort RS MK2, ci sono 1008. Penso una delle macchine più belle. Più belle. E guidata, senza, guidata da lui. Senza togliere nulla all'MK1. E poi guidata anche da lui, cioè anche più da far risultare ancora più cattiva. È la macchina, diciamo, la macchina preferita dagli asfaltisti irlandesi. Che... Detto questo, guardiamo ancora la classifica. Troviamo. Io si è perso il Bonafè Vaccari con una Porsche 911 RS del 1911, che vai a vedere uno storico ti vengano a noia, non so come dirlo loro, diciamo che in Italia questo sì. Perché i gruppi B, non potendo correre negli storici, diciamo che la Porsche è l'auto da assoluto negli storici. Sì, anche se ora c'è la Evoque o la 036. Sì, sì, però Gemi, si chiama. Sì, no? Sì, sì. Però diciamo che ormai tant'è c'è l'auto Orlando, ci sono tanti noleggiatori che noleggiano queste Porsche e siamo davvero, insomma, sembra di essere un monomarca. Quinta posizione per Cesarini Gabrieli, con una Ford Escort RS 1006, quindi la Mark 1, quella con il muso a osso di cane. Sì, quella più tonda, la mia paura è quella tonda, la mia paura è quella squadrata, spigolosa, se ci metti la mia paura è quella più fare, quella più... Sì, ma la mia paura ci picchi un colpo e ci tagli in due, perché c'ha degli spigoli, è impressionante. E io volevo dire, sesta posizione, ma menzionato Rosati. Ah, Rosati che con quel Talbot fa dei passaggi. Talbot Locus 2012 in grado. Fa dei passaggi veramente spettacolari. C'ha una lucina rossa, una spiettina rossa nella griglia. Sì. Perché è supercar. Qualche anno fa al Tuscarremoni che ce l'aveva. E poi c'è. Cioè, io volevo menzionare tra le storie che volevo menzionare un grande, per me io lo stimo tantissimo, che è diciamo, ha avuto le palle di presentarsi a Legend con una macchina che, cioè, è proprio di voglio andare a divertirmi, nella classifica non me ne frega niente. Io volevo menzionare Polato, che è andato a correre Legend con un 126 e devo dire che quando passa lui con il 126 la gente fa più casino di quando passa Paolo Diana e Gigi Galli messi insieme. E Polato, cioè, ragazzi, ma è una cosa che ha corso anche negli anni 90, cioè, è veramente qualcosa di spettacolare, che poi tutto fa che perdere quando passa, cioè, perché basta parlare dell'equipaggio slavo con la Jugo Zastava. Comunque noi ora ci si ride, ma giù in Serbia, nei paesi dell'ex Jugoslavia, nelle classi N1 e A5, davvero il Peugeot 106 dei Balcani è una macchina con cui tanti piloti giusti sono fatti le ossa. Basti pensare al Mirko Martinovic, che pensavo anche cosa Santucci, purtroppo no, invece Mirko Martinovic, che ha avuto, purtroppo è morto diversi anni fa in mi sembra il rally di Serbia, correva con un amico, con una Clio M3 si metteva dietro le Escort A8, si metteva dietro le Subaru sempre A8 nelle prove del campionato europeo della metà degli anni 90. Lui era uno che aveva iniziato con le Yugo,
una macchina davvero spartana, sempre discreta. Ma quanto siamo? Ci si può aggiungere anche a Richard Mazzarelli, è vero, consiglio. È vero. Ci ho anche provato una volta a giocarci, ma sinceramente. Ma quanto siamo di Poi per colpa del mischi, siccome anche la coppa si va troppo per le lunghe, viene una puntata che dura tre puntate di due più del signore del la Cimegasin non ci fa un cazzo per i diti. Però io direi di passare alle conclusioni. Avremmo anticipato che qui c'è un certo Cesare Martini che c'ha il cazzo ritto, perché un mese no, abbiamo tutta la serie, dice cazzo, dai, andiamo, io ci andando a letto presto, domani c'ho da fare, dai, dici un po'. Poi ne parleremo più approfonditamente la prossima volta. Dopo il Maremma. Sì, la prossima volta anticipiamo, parleremo di Maremma e Valtorcia. No. E vedremo di portare. Ma mi fate parlare? Ma come dire una cosa? Vedremo di portare in studio i Morelli e poi se vuole anche il nostro amico Nesti. Vedremo, però due volte il ospiti sono tanti da gestire i tuoi ospiti. Ma Nesti si vergogna. Poverino, dai. Ha detto solo se si invita, bada, si fa il giro. Ma il invito ufficiale, mi mando la lettera a casa. Io ti mando anche il macino, ma. No, comunque dai, anticipo un po'. No, certo, in settimana parlando su Facebook con il mio amico Andrea Bottai, una giovane promessa bolognese, no, un signore ha fatto diciamo la storia della classe A5 con la UE a tempi si chiamava A3. Ah, erano sempre. Sì, non lo so, vabbè. Ha fatto la storia delle piccole gruppo A nell'anno 90 con la mitica 1, prima con la 112 e poi con la 1 sempre bianca e gialla, che soprattutto per l'estate della Maremma, ma anche quando usciva fuori qua sparava tutti, che la ritira fuori dal 2011 dopo aver fatto la pipista, la A mi sembra, a Monteregio, cioè presa messa a moto, cioè. Sì, presa, rimessa a moto con gomme stradali e ha deciso lui e poi mi ha detto se vi vuole portare a fare, diciamo, nemmeno un navigatore, il capo, cioè il capo e il compagno di strullate, si fa questo apripista, diciamo, della parata storica di Maremma e si va a fare un frenato. Diciamo che Bottai e sa paura, insomma, per questi giorni, perché insomma ci parte a un minuto l'ultima macchina e non essendo di piede leggero Andrea, insomma, il Bottai ha fatto anche diversi bagni. Io ho scureggiato. Dicevo il Bottai. C'era l'usanza, sì, nella Maremma, quando c'era l'arrivo a al villaggio svizzero, quando c'era l'arrivo al villaggio svizzero, i vincitori locali di classe venivano buttati in piscina e lui mi ha detto, cioè il villaggio svizzero è tipo quel campeggio enorme, sì. Ho letto appunto da vari commenti di Spottò durante i giorni prima del Maremma, ma poi ho preso diversi raffreddori. Grazie. Lui e la pilota Mugnaini ci sono finiti diverse volte in piscina, perché tutti l'anno diciamo un po' come nei prossimi anni il nostro Cesare Martini. Diciamo che finisco a fattori se non riporta la mano. Bottai, ai tempi in cui al Maremma partivano in 120, con la 1, non uno turbo, specifichiamo uno a 5, 1,70, la macchina era diciamo la macchina preferita, insomma, dai pensionati. Infatti si può vedere come la foto che manda Kevin, dove era scritto nella macchina appunto andavo fuori. Cioè una bella immagine di Andrea, un saltino di avremo anche il diciamo il camera car di questo equipaggio di eccezione, non so cosa potrà venire fuori, però avremo un qualcosa. Deve essere uno spettacolo, almeno ci si farà due esate, dai. Ah,
è che non so parlare le note. E ovviamente avrò anche un po' di paura, perché insomma. No. Ovviamente Andrea ti si aspetta anche in PS di traverso. In proprio... Andrea deve ricominciare a correre, la 1 non deve rimanere in carcere, il tiro con. E si fa un appello. Cioè, si fa però appello noi. E sicuramente. La prossima volta si può fare da adottare. Sì, dopo tanti anni di stop, secondo me. Potrebbe dire la sua, perché insomma quando uno poi ce l'ha un po' in bocca al lupo a tutti i livelli, ma anche se in bocca al lupo arriverà in ritardo, no, anche se in bocca al lupo arriverà tanti iscritti, perché ci devo essere anch'io, comunque poi anch'io quanto rompi il cazzo, sì. Comunque ci si vede a novembre. Sì, però volevo concludere facendo una piccola parentesi sul Rally di Pistoia, e volevo fare tantissimi complimenti al mio amico Luca Giannone, che con la Renault 5 Turbo FM3 si sta confermando uno dei più veloci della classe, arrivando secondo, e ha fatto veramente un garone, e gli ho già fatto complimenti un sacco di volte, ma glieli voglio rifare un'altra volta, perché se li merita veramente tutti, e ci si associa anche noi ai complimenti. Sì, anche se non lo conosco, però c'era anche lo Slavo, Renault 5 Turbo, sì, rosso, sì, okay. Della minchia auto motorsport, come dice il nostro Maurizio Modena. E grazie, saluto a tutti, ci vediamo prossimo mese, saremo con voi con Val d'Orcia e il Rally del Maremma, e forse se ci sa il camionale, a parte il camionale, se ci sa qualcosa si potrà parlare anche del Rally Roma Capitale, che è un evento organizzato direi quasi ad opera d'arte, c'è dei nomi che veramente la capacità di lanciare gli ottimi, basta Seguiteci numerosi come la raccolta. Ciao.